Buongiorno a tutti e benvenuti in questa seconda edizione di Mettetevi comodi, il TG che non dorme, l'unico TG in cui i giornalisti sono studenti in pigiama. Partiamo subito con un servizio che ci sta molto a cuore, data la situazione che stiamo vivendo. I ragazzi del servizio Storia ci parleranno della guerra tra ieri e oggi. Il tema del servizio di oggi è la guerra. L'articolo 11 della nostra Costituzione ripudia la guerra. Il verbo ripudia indica un rifiuto molto forte della guerra come strumento per risolvere le questioni fra gli stati. Nel parco di fronte al municipio di Castegnato è presente un monumento che ricorda i caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Accanto al monumento c'è anche un carro armato, non è più un'arma funzionante, anche perché sono state fabbricate nuove e più pericolose armi negli ultimi decenni. Le armi più terribili sono quelle nucleari perché sono in grado di distruggere l'intera umanità. Nel nostro comune c'è un albero nel parco del Brolo che simboleggia la fiducia nella pace. È un albero di cachi che è stato piantato dai bambini della scuola primaria qualche anno fa. Appartiene a un progetto che si chiama Cachi Free Project, che promuove il valore della pace e il rifiuto della guerra nucleare. La sua storia è molto affascinante. Nella città di Nagasaki, un agricoltore nel 1994 iniziò a curare un fragile albero di cachi che aveva resistito alla bomba nucleare del 9 agosto del 1945. Egli riuscì a farlo riprendere creando delle pianticelle di seconda generazione da diffondere nel territorio europeo, dove si coltivano i valori della pace, della giustizia, nel ricordo della tragedia della bomba atomica. Se guardiamo al passato, dopo la Prima Guerra Mondiale, la seconda è stata ancora più devastante e ha lasciato un'Europa distrutta e divisa in due blocchi, contrapposti in un equilibrio di terrore tra Stati Uniti e URSS. Purtroppo molte furono le guerre anche nella seconda metà del 1900. Anche oggi le tensioni non sono finite e si concentrano maggiormente in Africa e nel Medio Oriente. Nei primi anni 90, nell'Europa balcanica, ci fu un conflitto che distrusse la vecchia Jugoslavia. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, in Europa fu rotta la pace. La Federazione Russa ha invaso l'Ucraina e in Europa è tornato di nuovo uno stato di tensione. I giornalisti ci trasmettono dalle zone di guerra immagini di morte, distruzione e massacri. Noi siamo convinti che la guerra non è in grado di risolvere questioni, ma solo di peggiorare le relazioni tra i popoli. Vorremmo concludere con le parole di un noto poeta, Gianni Rodari. La poesia si intitola Promemoria. Ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra.